Eccoci di nuovo ad Effetto Libri, qui dalla sede della libreria Giunti al punto di Campobasso. Incontriamo Vincenzo Boncristiano. Vincenzo è un amico, fa il legale, fa l'avvocato ed è impegnato quotidianamente sul piano sociale, anche e soprattutto per esempio con l'associazione Antigone, che di questi periodi è abbastanza nota, no? Per le vicende del Sì. carcere, che è attenzionata perché Antigone poi insomma, si occupa delle condizioni dei detenuti all'interno delle strutture carcerarie. Però insomma, non è solo questo il percorso, i percorsi sul piano sociale sono davvero tanti. Allora, Vincenzo, la trasmissione si basa sui libri, esclusivamente sui libri e sui libri che sono importanti per quanto riguarda la vita delle persone, no? E allora entriamo subito in merito per non perdere tempo e diciamo quali sono i tuoi libri che sono stati, che hanno avuto una importanza particolare nel corso della tua vita. Io sono sempre stato appassionato di calcio e quindi questa figura mi ha catturato. Ho saputo, insomma, questo scrittore era Jorge Amado, che, e quindi, diciamo così, ho iniziato, insomma, il periodo veramente ginnasio-liceo, già, insomma, incuriosito, insomma, se erano uno scrittore, iniziai a leggere. Un libro che mi è rimasto, credo, veramente, non dico nel cuore, ma diciamo che ha segnato poi anche il modo di vedere la vita, anche il modo di vedere le cose e i rapporti, che era Teresa Battista, Stanca di guerra, che è un libro che rappresenta, credo, insomma, a me mi ha letteralmente catturato e rapito, insomma, di questa figura, di questa donna. Venduta a tenerissima età ad un orco praticamente, quindi stuprata, che comunque riesce ad avere un riscatto, una prostituta che però lotta per i diritti appunto della sua classe, del suo ceto sociale e che unisce l'aspetto, diciamo così, magico, erotico. Appunto, un po' in tutta la narrativa di Amado, con l'aspetto anche propriamente sociale. E quindi di qui, questo è, diciamo, il mio primo approccio vero alla Scrittore letteratura. letterario. Sì. E due cose. Allora, passiamo dalla frequentazione dei libri di casa che sono di Peppe, carissimo mio amico, voglio dire, quindi lo ricordo sempre con grande affetto, che poi è un affetto che si è riversato su di te per capirci. E capisco perfettamente, come dire, il senso della presenza degli editori riuniti dentro libri politici Sì. fortemente impegnativi, con la vicinanza a un mondo come quello brasiliano di uno dei più grandi scrittori del mondo, perché Jorge Amado è stato un grandissimo scrittore. Vorrei sottolineare che Teresa Battista Stanca di guerra ancora si vende, no? Ed è Sì, edito da Einaudi, che Einaudi. ogni tanto fa delle cose, anche se molti libri di Jorge Amado in Italia sono pubblicati dalla Garzanti, devo Sì. dire. E però, ecco, ti sei, come dire, avvicinata a una letteratura che è una letteratura diversa, perché è una letteratura, perfino i romanzi sono dei saggi, per capirci Sì. per bene, e poi parla di storie che sono le storie brasiliane, no? E anche e soprattutto le storie di una parte del Brasile, che è la parte di Bahia, dove la vita si prende molto, un po' meno alla Con pesantezza, esatto. leggerezza, cioè. E quindi questo, ecco, che cosa ti ha, come dire, che cosa ti ha spinto poi a cercare successivamente, che tipo di altri incontri ci Sì, sono un po', stati? diciamo così, poi tutta sostanzialmente la letteratura latinoamericana e quindi anche Allende, Isabella Allende e la Marcella Serrano, che insomma
tutta la ti sei letteratura, un mosso po' tutta la nell'ambito letteratura. del continente, Sì, nell'ambito del questo continente, perché vedo sì, un aspetto sì, di racconto sociale, di storie, di sentimenti umani, anche appunto un aspetto magico, un aspetto poetico, come se appunto anche nella letteratura, ma almeno io quello ho percepito, comunque le sensazioni che ho avuto, fosse poi presente anche la poesia di Neruda. E quindi diciamo che questa sensibilità poetica l'ho riscontrata anche nel mondo letterario dell'America Latina. Per quanto riguarda poi della letteratura dell'America Latina, per quanto riguarda altri diciamo così, spunti letterari, diciamo che la narrativa, per quanto riguarda gli autori italiani, la narrativa mi è interessato sia la narrativa più prettamente, diciamo così, se vogliamo, neorealista, no? Vasco Pratolini, Cassola, però ben presto un aspetto più ironico, paradossale e psicologico, per esempio, insomma, io amo tantissimo Calvino e quindi sia tutta la trilogia, insomma, il Visconte di Mezzato, il Barone Rampante, ma anche proprio un po' tutti i testi di La Calvino. provocazione La anche, provocazione, no? il paradosso, l'ironia, una scrittura che appunto si muove leggera, insomma, nelle sue lezioni americane appunto descrive come prendere la vita con leggerezza, ma appunto poi la sua scrittura leggera, ma mai banale, mai ridotta al raccontino. Sempre molto precisa. Ti ha aiutato nella professione? La letteratura. Sì, sicuramente, perché io penso che leggere ti fa entrare in contatto, in comunicazione con tantissimi mondi. Con tantissimi stati d'animo, con le esperienze altrui, ma in modo ragionato, riflessivo, ti porta anche a rielaborare poi quelle che sono anche le tue esperienze, ma non in chiave semplicemente razionale, ma proprio in termini di sensibilità, in termini di empatia. E quindi leggendo le storie, leggendo i libri, entri a contatto con più mondi e quindi anche nella professione, anche per esempio nelle vicende civili e penali, che insomma di cui mi sono occupato, hai un atteggiamento di riflessione, ti aiuta a concentrarti, ad aprirti, a arricchirti sicuramente Senti, nel mondo. ti voglio fare una domanda che riguarda, come dire, l'aspetto comunque culturale, familiare, che è quello poi che ti dà, come dire, l'input, no? Il percorso, come dire. Ma poi in realtà, ecco, tu sei comunque un difensore dei diritti, insomma, il senso è questo. Io, come dire, nell'ambito della tua professione ti dico la verità, è assolutamente la verità, non ti ho mai visto come dire, quella sorta di figura che è lì per, anche con l'aspetto economico o altro, no? Ma invece il senso del diritto, no? È fondamentale, ti ho sempre visto come una sorta di personaggio e quindi voglio dire ti avvicina molto ad alcuni personaggi. Per esempio anche di Jorge Amado d'altro, dove il personaggio, perfino quello negativo, no? Ha un risvolto, come dire, Umano. umano Sì. che annulla tutte come dire, le antipatie possibili per quello che fa. Ma certo, perché la vita è complessa. Io penso sempre che sia a volte veramente un caso che magari noi stiamo da una parte, tra virgolette, della ragione, ammesso che ci sia una parte della ragione, piuttosto che dalla parte del torto. E quindi avere un atteggiamento di disincantato, comunque io credo che nella professione poi di avvocato deve essere un atteggiamento di
necessario relativismo e di difesa appunto dei diritti di tutti, dei diritti di tutti, perché appunto tutti apparteniamo al genere umano. Vincenzo, c'è un filone, no, della letteratura americana, statunitense soprattutto, però tu sai che poi attraverso le vendite poi diventano di vendita mondiale, no? Quasi tutto quello che proviene dalla letteratura statunitense alla fine Hanno un diventa, che grande. addirittura ha creato un filone, no? Che si chiama appunto il legal thriller, Sì, se sì. volete, dove gli avvocati diventano parte importante di processi a volte che svelano grandissime cose o Sì, meno. sì, Io ho sì, sì, sempre sì. la percezione del Aspetta. Perry Mason, no? Però oggi siamo a Sì, di diverse nuovo è posizioni. molto, è un filone molto, molto, insomma, in voga. Quindi, come ti posso dire, l'avvicinamento di un avvocato a un personaggio che fa l'avvocato. Sì, ma sì, a parte in fondo poi anche il filone del legal thriller è appunto un genere secondo me abbastanza poi di carattere, si presta al carattere televisivo, è sicuramente interessante, però qui abbiamo veramente tantissimi, anche in Italia, scrittori, De Silva da avvocato, il famoso insomma, personaggio malinconico. Che descrive varie vicissitudini dell'umanità, varia in tutti i suoi testi, insomma, sempre con molta ironia ed è assolutamente godibile. Lo stesso Caro Figlio, insomma, C'è l'avvocato, molto. sì, molto evidente, ma C'è anche perché qualche giudice. De Cataldo, che insomma, perché in fondo appunto, il mondo della giustizia è letterario, secondo me, per antonomasia, Prende molto, prende molto, è, po assolutamente. è possibile. Assolutamente Senti, si può scrivere. quali libri sono adesso sul tuo comodino? Ma io adesso vabbè, ho finito di leggere sia insomma, un libro di saggistica, se così si può dire, di Ainis, che insomma spiega con poche battute, ma molto efficace effettivamente la situazione in cui ci troviamo. Creata, insomma, strumenti digitali, una solitudine di massa, l'autoreferenzialità, appunto, si chiamano a caso il regno dell'uroboro, proprio questo testo ultimo di Ainis, cui un serpente, siamo nel regno del serpente che si morde la coda. Mentre per quanto riguarda la narrativa mi ha entusiasmato sinceramente un testo di Nucci, Matteo Nucci, L'abisso di Eros, che attraverso i miti greci spiega appunto in maniera molto sofisticata, ma non certo pesante, come nasce effettivamente il desiderio, come si trasforma, come può travolgere le esistenze, prendendo spunto da quelli che sono i miti greci. Elena, Afrodite, il famoso poi vaso di Pentesilea, Achille con appunto che trafigge Pentesilea e nello stesso tempo in realtà è catturato dalla preda. E quindi questi sono stati gli ultimi Le insomma, ultime testi. Adesso frequentazioni. ancora hanno iniziato Le Disobbedienti, che insomma parla delle storie di pittrici che hanno cambiato la storia dell'arte. Senti, io conoscendo anche, come dire, le tue visitazioni sui social, no, per capirci, so che hai una tua passione particolare per il mondo della fotografia. E allora, siccome il mondo della fotografia è diventato nel corso di questi anni un grande percorso anche editoriale, no? Perché sono tanti i libri di fotografia che si stanno vendendo attualmente e sono tante le mostre, tra l'altro, di fotografia che pur si fanno. Noi anche qui siamo reduci da mostre Famoso è importanti, no? McCarry. Esatto. Ecco, qual è il tuo rapporto e perché, naturalmente? Vabbè, tu sei stato troppo gentile a dire, insomma, mi interesso di fotografia. Che diciamo,
rientro in una sorta di curiosità per il mondo, per l'amore per la vita sostanzialmente. E quindi la fotografia permette di cogliere gli attimi, appunto, come E se. anche quella è una narrazione, Anche no? quello sicuramente è una narrazione che ci fa vedere il mondo, a volte proprio gli aspetti che magari passano in sordina, e quindi attraverso la fotografia, soprattutto quella più che è centrata, la fotografia di strada, che consente di leggere la realtà. Senti, torniamo all'inizio per un attimo. C'è questa tua dimensione su Gramsci, no? Tu sai che il percorso su Gramsci è un percorso di forte rivalutazione, stranamente dico io, no? Nel momento in cui sono un po' degradati, no? Alcuni temi sul piano sociale che erano propri per esempio della sinistra, c'è invece un'attenzione maggiore sul Gramsci, che è anche un po' il Gramsci che parla di critica letteraria o meno, ma anche sul piano della critica sociale. Ecco, questa frequentazione ti ha, come dire, ti ha lasciato qualche segno, nel senso che anche nel tuo futuro sia, come dire, diventata parte, come io a volte dico, come una specie di graffio, no? Quella ferita che ti pulsa e che continua a pulsare. Sì, ma insomma, diciamo che forse sotto traccia c'è sempre sostanzialmente l'interesse per la vita sociale, l'interesse per la vita sociale, per quello che insomma ci circonda e per riflettere sul sociale. Questo appunto perché poi dall'altra parte si bisogna secondo me sempre leggere, perché consente un rapporto riflessivo con le cose, ragionato. E in un'epoca in cui invece vale il click e il tweet, Sì. questo si perde completamente. E Senti, se Gramsci. tu dovessi fare un appello alla lettura, come dire, che tipo di percorso sceglieresti? Ecco, una specie di riflessione finale, no? Sì, io dico insomma di leggere sempre e comunque, anche di tutto, perché appunto. Attraverso la lettura ci si arricchisce e insomma si può affrontare la vita in maniera più ricca e piacevole, assolutamente piacevole. E, quindi consiglio è sia un mezzo di conoscenza, ma è un piacere della conoscenza. Bene, siamo quasi alla fine. Io ho solo una, come dire, incombenza quasi così, che l'abbiamo legata al tipo di trasmissione. La presentazione di un libro che io, insomma, se tu vuoi puoi presentare anche tu qualcosa, no? Un consiglio, una sorta di consiglio per gli acquisti ai nostri telespettatori. Io ho scelto questo libro che è di Cristina Cassar Scalia. Si chiama La logica della lampara, è uno di quei libri dove c'è una sorta di mistero, no? Cioè il protagonista è un vicequestore, che è una donna, tra l'altro, che è siciliana, naturalmente. Io invito, insomma, le persone ad avvicinarsi. È al secondo libro, il primo libro si chiamava Sabbia Nera, che è un'altra indagine, eh? Però qui insomma mostrano, ecco, anche le visioni di alcuni personaggi femminili che sono stati sbolognati, no, nel tempo, no? Sono diventati anche parte Bene. consistente della nostra società, non solo persone messe lì a sostenerci come mogli e come Certo. madri, no? Soprattutto. Ecco, questo è il libro edito da Einaudi nella collana Stile Libero, quindi è molto gentile. L'ultima cosa, io mi faccio tramite delle ragazze della Giunti per regalarti un piccolo libro a testimonianza di questo nostro incontro, di questa traduzione. Loro hanno scelto Michela Murgia, Istruzioni Certo, per diventare fascisti, certo, ed è un libro che insomma noi ti doniamo, no? certo. Per riflettere insieme su alcune questioni che stanno succedendo Come attualmente. no, io ti A te. ringrazio tantissimo.
Grazie allora Vincenzo, noi ci Grazie a te, Giuseppe. salutiamo e ci aggiorniamo prossimamente Sicuramente. con qualche altra lettura, qualche altra cosa. E naturalmente grazie ai nostri telespettatori, a presto.